aspetto a Sanremo. Per tre giorni il mondo ha guardato a Sanremo. Dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, dal Brasile al Tanganica, centinaia di giornalisti sono venuti per documentare le gesta della canzone italiana. Sono venute le solite ragazze che accettano le bizzarrie degli operatori, anche se la temperatura si avvicina pericolosamente allo zero. C'erano due mostri sacri. Claudio Villa per dire le preziose parole di Amor, Mon Amour, My Love. Milva per cantare Ricorda. Avevano, si disse, il festival in pugno. Lo tennero in questo modo. L'organizzazione è in grado di far vincere chi le pare. I cacciatori di autografi sono impiegati come truppe d'assalto e manovrati accortamente. Come funziona questa organizzazione? Non è soltanto una questione di pettegolezzi, anche se i pettegolezzi sono l'aspetto più divertente. Se ti avvicini ai mostri sacri e a coloro che reggono i fili, trovi facce sdegnate. Il solo sospetto che si possa parlare di organizzazione, di intrallazzi, li fa inorridire. Questi seri professionisti della canzonetta si scandalizzano con estrema facilità. Quest'anno abbondano un pochino queste chiacchiere. C'è chi dice che ha la vittoria in tasca, eccetera. Io mi sforzo a non credere a queste cose perché sarebbe molto brutto. Guardi, per me tutto va bene. Tutto fa brodo, cari, scirapetti. L'importante, le assicuro, per me è cantar bene. Che dire poi dei burattinai? Mai vista gente più indignata di Rapetti, editore di Uno per Tutte e di Ricorda, e di Karish, editore di Amore, eccetera. Ascoltateli, per favore. Lo escludo completamente. Il nostro gruppo editoriale, considerando la serietà della casa e del nome della stessa casa, ha cercato soprattutto di selezionare durante l'anno le canzoni, cercando la più bella delle canzoni dell'anno per poterla presentare degnamente e che abbia un giusto valore. Beh, non so chi mi possa accusare di una cosa del genere, tanto più che i voti esterni sono quelli preponderanti e pertanto l'accusa è infondata. Abbiamo capito, parlare di organizzazione è severamente proibito. Lasciamo stare i mostri sacri e occupiamoci un momento di coloro che al festival sono venuti modestamente per lavorare. Nonostante le apparenze ce ne sono ancora molti. Anche lui c'è venuto per lavorare e per dire due battute. Qui è difficile trovare gente normale, uno però l'abbiamo trovato, si chiama Mino Caudana, fa il giornalista. Di Milva che mi dici? Beh, l'ex pantera di Goro è migliorata molto in questi ultimi tempi sotto la guida esperta del marito, che è un maestro di vivere mondano. Non intinge più i grissini nel Martini Dry e non chiama più Tolstoi l'autore di Guerra e Pace. E Tony Renis? Beh, Tony Renis ha un'eleganza un po' spregiudicata, direi quasi anarchica, un'eleganza, diciamo, nippo-tirolese, ecco. Senta, queste scarpe, per esempio, a lei piacciono veramente? A me piacciono, se le ho comprate perché mi piacciono, perché soprattutto tengo a precisare che io porto solo quello che mi piace. Questo è niente. Ad un festival di canzonette si può trovare ben altro. Guardate che cos'è costretto a fare questo povero uomo che ha superato i 40 anni. Cosa sta facendo a Sentieri? Come vede sto provando il famoso saltino, ma con la concorrenza che c'è oggi a saltini mi sa che sarà meglio che incominci a imparare a cantare, sa. Beh, uno almeno che ha imparato a cantare c'è e non ha aspettato i 40 anni per farlo. Si chiama Pino Donaggio. È vero che in compenso le ragazze che l'organizzazione gli ha messo intorno un po' goffamente, il twist non lo sanno ballare. Ma questo in fondo non lo riguarda. A lui i salti degli altri non interessano. Tutti, tutti con me, sono innamorato, sei innamorata, il sole splende per noi. Prendi sul mio viso, prendi sul tuo viso e tu
sei più bella che mai. Oh, oh, giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Ferma la gola, bella come, giorno per giorno tutta per te. Giovane, 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 sei come me. Finalmente, dopo tante fatiche e tanta organizzazione, venne la notte fatidica. Ognuno ricorse a quel che aveva di meglio, le signore in platea, i gioielli, se altro non possedevano. I cantanti esordienti, non avendo proprio niente altro, alla lettura dei telegrammi di incoraggiamento. Donaggio al twist con Cocchi Mazzetti, che anche lei non lo sa ballare. Tony Renis ha la sua eleganza. Flo Sandons ha i suoi veli. Il re, naturalmente, ha un trono di seconda mano. E fu tanta la confusione che l'organizzazione non riuscì a funzionare. E lui, l'uomo elegante, vinse. Desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi la baci. E Dio ridei di qualche per prima dirà di sì. E Dio ridei di qualche per prima dirà di sì. E Dio ridei di qualche per prima dirà di sì. Come era inevitabile, dopo la vittoria, quella notte l'uomo elegante pronunciò anche la frase storica. Sarà banale, ma tra i due litiganti questa sera il Tony Renis gode. Subito cominciò la battaglia della carta bollata, si parlò di plagio, si minacciarono duelli. Il mondo, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, guardò con ansia a Sanremo. Tutti dimenticarono, ed era la 13ª volta, che si trattava soltanto di un festival di cantonette.